Buongiorno a tutti, siamo qui in questa bellissima galleria Vittorio Emanuele e stiamo presentando questo nuovo evento che si chiama il Salotto di Bocca in Galleria. È uno spazio culturale aperto all'aperto. Francesca, collaboro con Galleria 92, che è un progetto nato principalmente per trattare la storia passata, presente e futura della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Siamo in questa splendida cornice della galleria più famosa al mondo. Galleria 92 rappresenta un luogo ideale per ospitare specifici eventi, mostre ed esposizioni, conferenze che prevedano un'atmosfera intima e raffinata. Noi siamo è situata al quarto piano della Galleria Vittorio Emanuele, in prossimità dell'arco di Piazza della Scala, tra i negozi di Borsalino e Montblanc. Si trova appunto in un ingresso con uno stile condominiale, Che è dotato, l'unico presente in sì, galleria, è esatto, l'unico. dotato di citofono e quindi ci trovate lì se volete venire a trovarci. Consiglio assolutamente la visita perché per salire al loro spazio ci sono delle viste prospettiche sulla galleria spettacolari. Assolutamente. È una vera casa storica del 1867 che attraverso mostre e eventi vuole essere presente nell'ambito Tra storico, l'altro nel appunto. 67, proprio ieri, 13 settembre, è stata inaugurata la galleria, che invece è stata terminata 10 anni dopo. Esatto. Il nostro settore, come il settore di Giacomo, è stato, Giorgio. e Giorgio, scusami, è stato particolarmente colpito dalla recente crisi economica E non poco, direi. dovuta alla pandemia di questo Covid. Covid-19, e abbiamo deciso di condividere con te questa bellissima iniziativa chiamata il Salotto di Bocca in Galleria per essere presenti e partecipi a questa nuova fase che appunto vogliamo. Speriamo, anche questa nasce proprio anche l'idea di questa social TV della Libreria Bocca, quella di comunque continuare a fare eventi culturali, ovviamente rispettando le questioni del distanziamento dovute alla pandemia di Covid. Appunto, è anche un nostro piacere celebrare oggi questo primo evento e primo giorno del Salotto di Bocca in Galleria con la nostra mostra dedicata proprio alla Bottega 87. Che è la Libreria Bocca, l'ho scoperto grazie a Monica, non sapevo della numerazione del Mengoni, che adesso ci spiegherà Francesca. Il titolo di questa mostra è 92 botteghe in galleria. Storia della numero 87, appunto, Libreria Bocca, situata nei locali del piano terra della galleria appena aperta. È un enorme complesso architettonico, da La subito. vedrete in lontananza, ma questa diciamo è una riproduzione di una piantina dell'epoca che appunto dà l'idea del progetto. Sì, esatto, in questi quattro blocchi. E prevedeva inizialmente 1260 locali. E il Mengoni voleva fare le cose in piccolo. Eleganti e lussuose sono le 92 appunto ubicate al piano terra, 14 per ciascun lato. Poi si entra nell'ottagono d'oro delle grandi griffe. Ciascun lato delle navate maggiori appunto e 6 per ciascun lato e 3 in ogni facciata degli edifici del nostro Dell'ottagono, dove ottagono. c'è il cupolone, quello che vedete riprodotto alle nostre spalle nel video. Appunto, vogliamo spiegare appunto questi numeri civici che nel 1887 Milano si mise in pratica la riforma di assegnare un nome ad ogni via Dalla mia parte c'è Piazza del Duomo, dalla parte di Francesca c'è Piazza della Scala. e un numero ad ogni stabile o portone. E nel 1865, appunto, come nel resto d'Europa, si adottò la numerazione proprio per singola via, con il criterio di disporre i numeri sul lato destro e quelli dispari sul lato sinistro, i pari sul destro e quelli dispari sul lato sinistro. Una Quindi. curiosità, la numerazione inizia sotto il periodo asburgico, Servigliano dalla Tuada cura proprio una descrizione di Milano dove c'è l'inizio della numerazione dei palazzi che dal centro partivano verso la periferia e partivano col numero 1, quindi grazie a Maria Teresa. Appunto, il numero 1 viene assegnato alla bottega apposta sul lato sinistro del braccio in Piazza Duomo, cioè Quindi si parte praticamente da Camparino.
La numerazione poi prosegue lungo tutto il perimetro dei quattro bracci della galleria e termina sul lato destro. Quindi sul nostro lato, infatti noi siamo la 87. La libreria Voca è difatti oggi quindi al numero 12, ovvero al tempo la bottega 87 che Mengoni aveva appunto. Giusto per mischiare un po' le acque, hanno voluto cambiare metodologia di numerazione, però parlandoci chiaro, la libreria Bocca, il lato della libreria Bocca è il numero pari ed è la 12 perché è la sesta vetrina. Il lato di Camparino è il numero dispari. Camparino è il primo, Cadè è il secondo e così via. Ecco, allora quindi siamo appunto qui per partecipare a questa nuova iniziativa che ovviamente il nostro amico Giacomo Lodetti, Giorgio Lodetti. Ha scritto Giacomo, allora non sono io, abbiamo Giorgio. Scritto Giacomo, scusaci, no niente, scusaci tanto, tanto. È mio padre. E quindi siamo appunto io ti ringrazio qui. Francesca, di essere intervenuta. Ricordo che poi la Galleria 92 presenterà un appuntamento fisso il giovedì sera, sempre nella social TV della Libreria Bocca. I programmi con gli orari e con i canali, perché i canali sono tre: Instagram Libreria Bocca 1775, Facebook Giorgio P. Lodetti e Libreria Bocca dal 1775, per conoscere i canali e gli orari di inizio delle dirette su Facebook Libreria Bocca dal 1775 Giorgio P. Lodetti potete scaricare un comodissimo file PDF. Rimanete sintonizzati sulla social TV della Libreria Bocca. Grazie Francesca, grazie Galleria, grazie 92. Giorgio, grazie Comune di Milano, splendida la piacere a trovarci ovviamente. E con oggi è stata inaugurata la social TV della Libreria Bocca. Seguiteci. Buona giornata.